Grazie. Vivere sotto protezione, vivere sotto scorta, spesso viene percepito come un privilegio. E mi sento di poter dire, di parlare anche a nome di tutti coloro, e sono molti, che in Italia, e non solo in Italia, vivono sotto protezione, almeno sotto protezione antimafia, antiterrorismo, che nulla è più falso di percepire la protezione come un privilegio, appunto. E che anzi senti ogni volta che qualcuno ti accusa di ciò, di essere parte di un privilegio, senti quell'accusa la più infame possibile. Si è protetti, in Italia si è protetti, non solo per difendere la tua vita, ma per difendere anche quella di chi ti è intorno, magari per colpire te, colpiscono chi ti è vicino. E la protezione, la scorta non è un merito, non è che se hai la scorta sei migliore di qualcuno che non ce l'ha. La scorta è spesso un incidente, certo, un incidente che hai avuto perché hai avuto la schiena dritta, perché sei andato sino in fondo, certo. Ma tantissimi sono i giornalisti, gli artisti che combattono senza protezione e non sono meno di chi ha la protezione, anzi. Quello che è certo è che veniamo protetti per difendere un diritto costituzionale, il diritto alla libertà di parola. E questa sera ho voluto condividere questa libertà di parola, sono contento di questo, con giornalisti sotto protezione e testimoni di giustizia sotto protezione.